Santolina delle spiagge, nome scientifici Achillea marittima ontus marittimus. Pianta naturale e bella che però è una specie inclusa nella lista rossa delle piante italiane in quanto a rischio di habitat. Cresce su zone sabbiose litorali e dune che colonizza con una lunga radice e con i rami parzialmente coperti dalla sabbia. Riveste grande importanza nel consolidamento delle dune grazie al suo imponente sviluppo dell'apparato sotterraneo. Pece xerofila e psamofila, caratteristica dell'associazione pioniera dell'agropireto mediterraneo resistendo alla salsedine. Pianta perenne alta da 20 a 40 cm, con odore aromatico, cespugliosa, suffrutticosa, interamente coperta da lanugine bianco-argentea, formata da fusti diffuso ascendenti, semplici o più o meno ramosi, leggermente lignificati e ricoperte di foglie. Foglie sessili bianco-argentee, oblunghe a margine intero o finamente cremato, seghettato, merlate e arrotondate all'apice, un po' carnose, lunghe da 5-17 mm.
infiorescenza a capolini sferici larghi da 8 a 10 mm, riuniti in piccoli gruppi da 3 a 6 fiori, portati da peduncoli posti all'estremità dei rami, brattee fiorali o capolini fiorali subsferici riuniti in corimbi di forma ovale ricoperte anch'esse di lanugine bianco-argentea, fiori gialli ermafroditi e tutti tubulosi, fioritura da giugno a settembre, frutto archenio priva di pappo dalla grandezza di 4 mm arcuato. Dobbiamo rispettare la natura, la biodiversità, tutelare piante e animali, anche le spiagge e le dune sabbiose vanno tutelate e difese. Basta, fino ad oggi abbiamo distrutto tanti ambienti naturali. Adesso questo non lo possiamo più fare.